hai detto che un nuovo modello, per essere considerato nuovo in senso stretto, debba necessariamente traslocare su una nuova piattaforma ed equipaggiarsi di motori tutti nuovi? Perché in verità Kia Niro, che già era avanti coi lavori, sotto il vestito, almeno in larga misura, è molto simile all'automobile di prima. Appunto, sotto. In superficie invece è tutta un'altra cosa. Vi invito a osservarla e vi sfido a trovare anche una sola analogia. Sempre costruita su una evoluzione della medesima K-Platform, sempre declinata in tre versioni di elettrificazione progressive: Full Hybrid, Plug-in Hybrid, Full Electric. E proprio nuova Niro Full Hybrid, la prima a debuttare sul mercato, è la Niro che ho il piacere di assaggiare in anteprima. Ho detto che il sistema termoelettrico non riceve modifiche. Beh, in realtà qualcosa in più ce l'ha. Te ne accorgi? Beh, cerchiamo di scoprirlo. Prima qualche piccola considerazione sul design. Dell'incremento di lunghezza di 6,5 cm, ora in totale fanno 4,42 m di SUV un po' meno compatto, quasi non mi accorgo, anche perché nonostante la silhouette conservi a grandi linee le proporzioni precedenti, cambiano tutti i punti di riferimento visivi. A cominciare dal frontale, in cui scompare il classico Tiger Nose, o meglio si assottiglia al punto tale da sembrare un monociglio più che un naso. Geniale poi la trovata delle luci diurne a LED dalla forma di un elettrocardiogramma. Anche un EcoSUV può far battere forte il cuore. Più unica che rara la soluzione del montante C a contrasto, e il colore lo scegli tu. Può piacere o non piacere, di sicuro aggiunge un tocco di personalità alla fiancata e contribuisce, grazie alle sue feritoie, a migliorare la penetrazione aerodinamica. Della vista posteriore, il biglietto da visita sono invece i sottili e sagomati gruppi ottici verticali. Kia Niro punta in alto. Chi fosse già salito a bordo di nuova Kia Sportage, ma anche di nuova Kia EV6, noterà più di una analogia. Come il display monoblocco che fonde tra loro i supporti di quadro strumenti digitale e schermo di infotainment, entrambi da 10,25 pollici. O come il layout del tunnel centrale, dal quale scompare la leva del cambio per fare posto a una ghiera rotante. Molto moderno e molto EV6 anche il nuovo volante. La piattaforma, come detto, è un'evoluzione di quella precedente, ma il passo cresce di 2 cm. È una buona notizia per chi si accomoda in seconda fila. La capacità del bagagliaio, infine, oscilla e anche di molto a seconda della motorizzazione. Per Niro Full Hybrid, che la batteria la sistema sotto il divanetto posteriore, una volumetria media di 451 litri. Sia Niro Full Hybrid sia anche Niro Plug-in Hybrid riciclano dunque il precedente 1.6 GDI benzina aspirato da 104 cavalli, ma sottoposto a una lunga serie di modifiche, come l'aumento di pressione del sistema di iniezione e la variazione del rapporto di compressione. Al motore termico fa compagnia un motore elettrico da 32 kW, la cui primaria fonte di energia, parliamo sempre di Full Hybrid, è una piccola batteria da 1,32 kWh. L'aggiornamento principale del powertrain interessa semmai il cambio automatico, sempre un doppia frizione a 6 rapporti, ma ora sprovvisto dell'ingranaggio della retromarcia. Manovra che si svolge sempre e comunque in modalità elettrica, marcia virtuale, senso pratico e comfort reali. La potenza di sistema è sempre ferma a 141 cavalli, c'è di buono che sono 141 cavalli sempre integralmente disponibili, indipendentemente dal livello di carica della batteria. Il cui ciclo di carica-scarica è molto rapido e mai a totale esaurimento. È sufficiente per correre una breve discesa o sfruttare la classica frenata rigenerativa per recuperare gran parte dell'energia spesa in precedenza in accelerazione. Marcia in modalità 100% elettrica, beh, sappiamo non essere la specialità di alcun full hybrid. Su Niro a batteria carica si attiva automaticamente in accensione, in partenza e in caso di bassa richiesta di potenza. È corretto invece parlare di consumi sempre sotto controllo. Filosofia full hybrid uguale anche un range di consumi pressappoco stabile e non influenzato da strani programmi di guida. Su Niro hybrid ce ne sono due, Eco e Sport. Consumi medi dichiarati in ogni caso di 4,8 litri per 100 km. Nel mio mini test sul Golfo del Tiguglio registro un valore leggermente superiore ai 5 litri per 100 km, ma avremo modo di tornare in argomento con più calma. Niro Full Hybrid, sia la prima ad entrare sul mercato, sia la più economica della triplice offerta.
3. Anche gli allestimenti Business, Style, Evolution. Si parte al netto di incentivi da 30.500 euro, successive versioni plug-in e 100% elettrica rispettivamente da 40.250 euro e 42.700 euro. Attenzione, ora nella gamma ruote alte di Kia anche un altro SUV, anche Sportage, si equipaggia di full hybrid. Le dimensioni tra i due non sono più così distanti, ma sotto tanti altri aspetti le differenze superano le analogie. Voi che dite? Lasciate un commento qui sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se lo avete trovato utile e non dimenticate di continuare a seguirci anche sugli altri nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, oltre che ovviamente sul nostro sito internet www.motorbox.com. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!